A Villa Vescovi di Luvigliano, a Torreglia, sui Colli Euganei, c'è mercato in corte e ci sono i prodotti più buoni che ci siano in giro. Abbiamo trovato anche Sandro Zancanella della Pignara, Podere Bio, che ci ha mostrato un pane assolutamente fantastico. È un pane che arriva dalla tradizione veneziana e che si chiama Buffetto. Perché? Buffetto un po' perché la forma assomiglia alla pancia, dove si dà il buffetto ai bambini, metti proprio qua. Ed è l'unico pane veneziano raffinato, da farina più raffinata, con un po' di zucchero, un po' di uvetta, ed era usato per i bambini inappetenti, non te, no. E per gli anziani inappetenti, neanche non te, categoria. Tu sei semistagionato. Siamo come questo pane qua, siamo buonissimi. Buonissimi. Allora, guarda, io penso che, guarda, ne ho uno qua che purtroppo si rompe con le mani, guarda, non serve neanche tirarlo. Niente buchi, vuol dire lievitato. Profumo. Bene. Cosa c'è? Profumo, dentro? E c'è la mia farina macinata a pietra, l'uva passa di cui i coliugani una volta erano famosi per la produzione, e poi sopra viene spennellato che si attacca il zucchero grosso. Quello c'era una volta. Diciamo che se uno è inappetente, i veneziani di pane ne sapevano. Questo è buono così ed è buono anche inzuppatelo. Fateci un salto perché ne vale assolutamente la pena. Ciao! Grazie, un buffetto a tutti!